Vediamo adesso come montare la scatola di terminazione ottica di montante ed il cavo ad 8 fibre che arriva al CSO ETV. Togliamo dalla confezione il C9 testa e lo apriamo spingendo gli inserti laterali verso l'alto. All'interno troveremo poi le chiavi per poterlo richiudere. Fissiamo poi il C9 testa al muro con le viti in dotazione. Apriamo poi la confezione del cavo ad 8 fibre ottiche e lo liberiamo dalle fascette in modo da poterlo svolgere completamente. Liberiamo poi gli 8 connettori fissati sul coperchio della bobina. Alziamo i vassoi portagiunti e rimuoviamo i tappi degli adattatori sulla rastrelliera. Inseriamo poi gli 8 connettori dentro gli adattatori, dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Abbassiamo il vassoio portaaggiunti ed avvolgiamo le 8 fibre facendo attenzione a far passare i cavi al di sotto degli elementi contenitivi. I cavi dovrebbero fare un giro completo più mezzo giro prima di arrivare all'uscita del C9 testa. Togliamo il passacavo, priviamolo del tappo e fissiamo il cavo come mostrato. Togliamo i pigtail dalla confezione e rimuoviamo i tappi degli adattatori sulla parte bassa della rastrelliera. Inseriamo poi gli 8 connettori dei pigtail dentro gli adattatori, dopo averli privati del tappo di protezione della fibra. Con un cacciavite spingiamo verso l'alto le alette per permettere il passaggio dei cavi. Facciamo passare poi le 8 fibre dei pigtail attraverso le alette che abbiamo aperto e blocchiamo i cavi con i passacavi in dotazione. Infine, abbassiamo il vassoio portaaggiunti e chiudiamo il coperchio del C9 testa.